diciamo che come tutti siamo stati sorpresi da questa pandemia, chiaramente. Quindi abbiamo dovuto velocemente riorganizzare tutti i nostri processi, dare delle nuove priorità a quello che avevamo da fare, sia come livello istituzionale, ma anche per quello che in emergenza abbiamo dovuto affrontare. Quindi la valutazione veloce dei numerosissimi studi clinici che venivano sottoposti all'Agenzia del Farmaco, abbiamo avuto la commissione tecnico-scientifica che era riunita praticamente sempre e senza sosta. Abbiamo dovuto valutare velocemente ciò che ci arrivava come nuovi trattamenti, nuove terapie, a volte l'utilizzo di farmaci in off-label, i trattamenti per il Covid non erano stabiliti e già fissati, quindi era da valutare quelle evidenze che venivano raccolte sul campo nell'immediato per verificare se effettivamente erano di utilità. E in molti casi, man mano che le evidenze venivano raccolte, praticamente abbiamo dovuto cambiare idea. Anche questo è un messaggio che forse dovremmo dare. Cioè, la scienza non ha un valore statico nel tempo. La conoscenza viene acquisita nel tempo e di conseguenza si evolve, viene arricchita da dati e da informazioni. Quindi è importante che le persone sappiano che non esiste una scienza esatta. Anche l'uso del farmaco è sottoposto ad una valutazione continua nel tempo. E così è stato anche per il Covid, così è stato anche per alcune informazioni sui vaccini. Noi abbiamo collaborato con EMA perché il lavoro è stato fatto sempre nell'ambito del network europeo per la valutazione dei vaccini. E quindi anche le informazioni che sono state date sui vaccini sono state oggetto di rivalutazione nel tempo. Il valore aggiunto di tutto questo grandissimo lavoro che abbiamo fatto incessantemente, senza sosta, anche nei giorni di festa, nel periodo di Natale, quando tutti potevano, come dire, essere tranquillamente a casa nelle feste, noi abbiamo lavorato per dare la possibilità di avere i vaccini pronti il 27 dicembre, così come cominciava la campagna vaccinale. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo integrato i dati classici della fase preautorizzativa, cioè dei clinical trial, con i dati di real life che sono stati raccolti durante tutta la fase immediatamente dopo il primo utilizzo. Questo lavoro di concerto, diciamo in questa maniera così veloce e così presente e attenta, non era mai stato fatto prima. Chiaramente eravamo in emergenza, quindi bisognava rispondere ad un bisogno immediato di cura, di prevenzione e un bisogno di salute. Quindi abbiamo reinventato dei modelli che però hanno funzionato, perché anche la dimostrazione delle procedure che non sono andate a buon fine devono far capire che la valutazione c'è stata in ogni minimo dettaglio. Cioè, non tutti i vaccini che sono stati sottoposti alla valutazione di EMA sono stati autorizzati. Da ultimo abbiamo visto che è stata appena ritirata una procedura importante sulla quale diversi paesi avevano anche investito. Quindi questo dimostra che non tutto quello che viene presentato, non tutto quello che potenzialmente può essere utile alla salute pubblica poi viene autorizzato, perché i dati devono essere dimostrativi di efficacia e sicurezza. E noi abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza. Abbiamo raccolto una mole di dati che non possiamo dimostrare in precedenza, numeri stratosferici che però ci dicono quali sono i segnali emergenti, quali possono essere le popolazioni speciali da tutelare di più, i limiti nella somministrazione di determinati farmaci o vaccini, e che quindi devono soltanto rassicurare i pazienti, i cittadini, dire che ci sono delle persone, delle istituzioni, delle strutture che sono dedicate a questo, a tutela della salute pubblica.